Sempre durante la stessa confessione, poi il giovane Jean de Robert disse che Padre Pio gli chiese: "Dimmi un po', credi al tuo angelo custode?" Jean de Robert disse: "Io, da francese, cartesiano, credo solo a quel che vedo e che posso toccare." E quindi rispose a Padre Pio dicendo: "Non l'ho mai visto, non so nemmeno se esistono gli angeli." La risposta di Padre Pio furono due schiaffoni monumentali. E il padre mi rimproverò dicendo: "Ma il tuo angelo custode è proprio dietro di te, guarda quanto è alto, guarda com'è bello." E mentre lo diceva, Padre Pio alzava gli occhi e io mi girai e guardai nella direzione in cui il padre guardava, ma non vidi nulla. Poi però accadde qualcosa di straordinario. Rigirandomi verso Padre Pio, vidi che il suo volto era illuminato di una luce celestiale e nei suoi occhi vidi il riflesso del volto del mio angelo custode. Questa è una cosa che non potrò mai dimenticare. Padre Pio mi ha mostrato che gli angeli esistono ed esistono per davvero, siatene certi. Dopo la confessione, quel giorno attesi Padre Pio fuori dal confessionale e gli dissi che partivo per Foggia, quindi con l'autobus che mi aspettava, e poi avevo preso un treno per Roma. Padre Pio mi disse, ancora una volta, scoprendo qualcosa che io sapevo ma che lui non poteva sapere: "Ma la tua mamma ti ha detto di restare 2 giorni a San Giovanni Rotondo, quindi ripartirai domani mattina." Il giorno dopo, quindi, mi presentai da Padre Pio per salutarlo. Padre Pio era davvero felice, sorridente. Sentivo che Gesù abitava davvero in questo sacerdote. Mi mise a ginocchio davanti a lui, in ginocchio davanti a lui. E Padre Pio mi abbracciò dicendo: "Ti prendo come mio figlio spirituale e ti prometto assistenza ovunque, sempre e dovunque." In quel momento un gran profumo di fiori pervase l'aria. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima.